Buongiorno, 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 ben ritrovati a questa video analisi dedicata ai principali titoli azionari. 26 aprile, titoli azionari ovviamente del FTSE MIB, anche quelli più richiesti su Investing. Se invece vuoi, te lo ricordo sempre, una video analisi completa tutte le sere. Faccio una diretta nella mia chat room privata all'interno della Trading Zone. Entriamo nella Trading Zone. Eccola qua, la Trading Zone, la sezione qui, le varie chat room. Ci sono. La Trading Zone è gratis, l'accesso è gratuito. Ci sono alcune stanze dove con lucchetto, come si può vedere, dove c'è bisogno della chiave. La chiave è la sottoscrizione di un abbonamento, oppure gratis grazie a delle promozioni che trovate tutte scritte nel mio sito internet renatodecarolis.it. Lo vedi scritto qui, che fa pure rima, oppure sotto nella descrizione del video su YouTube trovi il riferimento che ti rimanda direttamente alla Trading Zone. Trading Zone, che presto partirà anche un programma di buoni Amazon. Tutti i giorni ci sarà questa nuova rubrica, no, rubrica, questo gioco che si chiamerà Caccia al Prezzo, e bisognerà indovinare la quotazione di uno strumento finanziario. Chi indovino, si avvicina di più, potrà vincere ogni giorno buoni Amazon. Quindi ci divertiremo in questo modo. Tra altre cose, un'ultimissima novità durante il weekend qui. Vedete, tra i vari widget presenti gratuitamente ci sono le live TV di Sky TG24, Rai News, Sky TG senza essere abbonati a Sky. Riuscite a vedere Sky TG24, Rai News, tutto questo anche in versione app. Ho aggiunto anche TG.com. Vedete, per avere notizie, questi sono tutti i canali all news, 24 ore su 24 fanno sempre news. Quello dedicato alla finanza, quindi CNBC, e ho aggiunto anche Radio 24. Quindi qui, cliccando, ascolta la diretta, potete ascoltare, avere come sottofondo anche Radio 24. Oltre, ovviamente, già c'è Radio Renato, che faccio io l'apertura e chiusura delle borse europee, le notizie, quelle che, così, che muovono i mercati, i movimenti sui mercati, e faccio queste dirette. E c'è anche Trading Rock, disponibile anche su Spotify, Radio Renato. E poi ci sono i meeting che facciamo il pomeriggio dalle 15 alle 17. Si può partecipare su Zoom, microfoni aperti per tutti, e anche in diretta su YouTube. Insomma, tante iniziative, e ce ne saranno ancora altre grandissime, 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 dove potrete guadagnarci pure, sempre abbinati a buoni Amazon, oltre al gioco Caccia al Prezzo. E Caccia al Prezzo mi sa che l'ha fatta Leonardo ieri, notizia arrivata di domenica, quindi a mercati chiusi, l'acquisizione della società tedesca Hensoldt del 25%. Andiamo a leggere quella che è la nota della società. Attraverso un investimento in Hensoldt, Leonardo stabilirà una presenza strategica di lungo periodo nel mercato tedesco della difesa in rapida crescita. Una cooperazione più stretta si baserà su una forte complementarità delle due società in termini geografici, di portafoglio prodotti, mercati, clienti e fornitori nei domini aereo, terrestre e navale, e consentirà di rafforzare l'accesso ai rispettivi mercati, offrire soluzioni complete ai propri clienti e condividere la best practice per lo sviluppo di tecnologie future. Però il titolo aveva cominciato a rialzo, poi ha perso, anche perché leggevo i vari analisti che dicevano: da un punto di vista industriale riteniamo ci siano interessanti sinergie, principalmente commerciali, non quantificate. Riteniamo ragionevole l'investimento dal punto di vista industriale e strategico, ma il premio pagato richiede maggiori informazioni sulle potenziali sinergie sulla governance. E quindi questo probabilmente è stato anche il motivo per cui il titolo ha cominciato bene e adesso è ancora in calo. E andiamo a vedere, però comincio come sempre con Eni. Eccola qua, Eni, che in questo momento viaggia sotto un grafico a 1 minuto sopra quello di tendenza giornaliera Aikin Ashi, che esprime i rapporti di forza tra rialzisti e ribassisti. In questo momento ancora c'è questa tendenza negativa per il titolo Eni, sempre però che viene frenata la voglia, diciamo, di ribasso da questa zona di supporto 10,02. La rossa è diventata più piccola, significa che la pressione dei venditori è diminuita, ma sono ancora in maggioranza.
maggioranza, quindi attenzione, attenzione, aspetterà magari conferme. Mercoledì c'è il meeting OPEC, questa settimana sul finire ci sono delle trimestrali di società del settore di Eni in America importanti. Exxon, se non ricordo male, andrà a rilasciare la trimestrale. Per il momento diciamo resta la pressione al ribasso e la tendenza ai chinaci ci dice è ribassista. Vediamo se c'è una reazione da questa area di supporto in area 10 euro, ed eccola qui, guardate in apertura era arrivato, era qui 6,98 circa e ha fatto quasi 5 punti percentuali in un quarto d'ora, giù con un minimo toccato a 6,656 euro, che porta quasi 5 punti percentuali anche il calo da quando era apparsa il 9 aprile la candela rossa ai chinaci che segnalava la possibile inversione. Da allora lateralizzato, c'è stato questo exploit nella seduta del 19 aprile, comunque senza violare il breakout della resistenza 7,198, e adesso siamo in fase di test del supporto 6,728, ma con il semaforo rosso a favore dei ribassisti, quindi potrebbe andare ancora più giù. E occhio che se cede questo livello si aprono scenari interessanti verso i 6 euro per Leonardo. Poi Stellantis ancora qui ai chinaci ci dice al ribasso, in questo momento a 14,32 euro, sembra puntare al livello sotto i 14 euro con la zona di supporto. Fino a questo momento la discesa ha prodotto un calo di quasi 5 punti percentuali, in questo momento 14,32, mezzo punto percentuale in calo, resta la view ribassista sul titolo. E chissà che invece i bancari, riscatto, potrebbe esserci un riscatto. Venerdì c'era stata la violazione del supporto su Intesa San Paolo che poteva far pensare da oggi ad un'accelerazione al ribasso, invece eccolo lì, più 1,22%, e si rivede il verde, quindi alert, attenzione, ci vuole l'alert anche per svegliarci, perché è lunedì mattina, alert, alert su Intesa, occhio, occhio come chiude oggi, potrebbe invertire il trend. Unicredit pure, però è più piccola la verde, più piccola la verde, entrambi quindi sono in una situazione in questo momento di potenziale ribasso con la violazione dei rispettivi supporti, però sembrano voler mettere la freccia al rialzo. Da aspettare però, wait and see, ferma, calma e sangue freddo, non avere fretta. Telecom Italia più 0,16 continua ad avere questo andamento laterale sopra il supporto 0,42,57, però ancora ufficialmente vedete non c'è la freccia, non ho messo una freccia al rialzo del trend rialzista, diciamo, quindi aspetto altre conferme e probabilmente le aspettano più gli investitori sul lato rete unica nazionale, internet ad alta velocità, oramai come ora oramai è il fattore che più di tutti va a influenzare la quotazione, sia in positivo quando si parla che siamo vicini alla realizzazione di questo ambizioso progetto, o negativo, quindi molto dipende da questa notizia, dai rumors che arrivano anche dal governo. E per il momento è tutto, mi raccomando, Trading Zone, ti aspetto nella Trading Zone con tante novità e buoni Amazon. Grazie, buona giornata, buona settimana a tutti, arrivederci.